Senta, allora qui è venuto Crisci, il rettore. Che giro è stato fatto? Cosa ha spiegato? Noi ho fatto fare un giro dei nostri laboratori, dei nostri ambienti, in cui in diversi anni abbiamo realizzato quello che viene definito ed è in effetti uno dei maggiori laboratori del sud Italia, contenente all'interno attrezzature di diversa tipologia, però tutti finalizzati nell'ambito dell'agroalimentare, perché noi siamo nati come un centro di agroalimentare, di ricerca per l'agroalimentare, e quindi abbiamo delle strumentazioni, abbiamo fatto vedere al magnifico delle strumentazioni, tutte quelle a disposizione, in modo tale che un alimento possa essere affrontato in tutti i vari aspetti per la caratterizzazione degli alimenti e soprattutto la sicurezza degli alimenti. Oggi un argomento molto importante è quello della salubrità degli alimenti, quindi devo valutare che un alimento, oltre ad apportare i giusti nutrimenti, non porti danno all'alimento, quindi sia sicuro da questo punto di vista. Quindi secondo lei l'Unical potrebbe usufruire di questo? La collaborazione con l'Unical nasce da un'esigenza che è nata in questi anni, vale a dire noi abbiamo acquistato con l'ultimo progetto un NMR, una risonanza magnetica nucleare, una delle pochissime in Italia, e loro hanno esperienze nel settore. Noi abbiamo nel corso del progetto fatto anche un corso di formazione per acquisire domestichezza con l'attrezzatura, però è meglio seguire chi negli anni ci ha lavorato, e quindi l'unica in questo senso con la dottoressa De Luca, con cui già ci siamo interfacciati, possono essere di traino per l'utilizzo appieno della strumentazione e la crescita della fondazione. Allora, innanzitutto vi ringrazio il magnifico rettore per essere presente qui questa mattina, nonché a tutti voi per essere venuti qua. Noi questa mattina sottoscriviamo un protocollo d'intesa con l'Università della Calabria, dove materialmente cerchiamo di interagire tra Fondazione Terina e Università, mettendo a disposizione sia la strumentazione che avete visto, appena avete visto il laboratorio, e sia il personale, attingendo in particolar modo alle professionalità che può offrire l'Università della Calabria. Quindi da questo punto di vista cerchiamo di rilanciare la fondazione per la mission per la quale era stata creata, cioè di fornire un servizio alle imprese e ai cittadini da questo punto di vista, utilizzando tutta quella strumentazione che in questi anni è rimasta bloccata, quindi di metterla a regime nel breve tempo possibile. E alcuni di voi sanno, la dottoressa De Luca, che è membro del comitato scientifico della fondazione, la situazione che abbiamo trovato qui alla Terina, cioè noi ci troviamo di fronte a dei laboratori che non risultano accreditati. Quindi la prima operazione che abbiamo fatto è di mettere in campo l'accreditamento dei laboratori per poter operare all'esterno. E su questo stiamo lavorando e stiamo mettendo in campo alcuni progetti, io dico all'avanguardia, su alcuni settori. Poi dal punto di vista tecnico forse la dottoressa De Luca può specificare meglio il punto di vista dei progetti che abbiamo messo in campo. Quindi noi oggi partiamo con questa collaborazione con l'università, che da qui a breve spero che dia dei risultati positivi. Cioè noi dobbiamo rompere quel tabù di chi in tutti questi anni ha visto la fondazione come un carrozzone dove materialmente non si produceva e non si andava all'esterno senza fare niente. Noi dobbiamo diventare positivi e mettere tutta questa strumentazione che abbiamo all'interno della fondazione a disposizione non solo della Calabria, ma io dico dell'Italia intera, perché abbiamo strumentazione che nel resto d'Italia sono pochi che hanno. Quindi abbiamo macchinari a livello europeo e su questo dobbiamo puntare sul rilancio. Sono diversi aspetti che vorrei mettere in evidenza. Il primo è quello che sto dicendo da molto tempo, cioè da qualche anno finalmente si è scoperto che il sistema universitario calabrese non è un qualcosa come si pensava passivo, semplicemente una struttura che andava assistita, ma è una struttura che potenzialmente hanno un know-how culturale e tecnologico elevatissimo, che il territorio
può utilizzare, anzi le deve utilizzare. Quindi il discorso che si faceva anche l'altro giorno durante la festa dei 50 anni della legge istitutiva, le università sono nate per il territorio, con una valenza però nazionale e internazionale, sono nate per il territorio. E quindi qualsiasi coinvolgimento ben venga, noi siamo disponibili. Può essere coinvolto in una struttura come questa, che ha un potenziale tecnologico che fa spavento. Io ho avuto modo appunto di visitarlo, e visto che poi vengo fuori da una struttura laboratoriale, io scesi in Calabria proprio per creare laboratori nell'università 40 anni fa, quindi insomma. E quindi veramente c'è un potenziale tecnologico enorme che l'università è dispottissima a dare una mano a utilizzare, sia come docenti, sia poi per i giovani formandi, dottorandi, si possono creare master, si può fare un sacco di cose, perché la struttura di base già c'è, bisogna solo essere bravi a utilizzarla, che non è una cosa automatica, come si è visto negli anni passati, è una cosa che va impostata, eccetera. Però non si parte da zero. Si parte, come al solito, da una base che esiste già. Mo, sta a noi, sta al Presidente, e noi mettersi bene, con lo spirito giusto. E quindi l'università, con questa firma di oggi, non è altro che in linea con quanto ha già fatto. Cioè, noi siamo disponibili a collaborare col territorio, con tutte le strutture territoriali che lo riterranno utili. Ma con un vantaggio bionivoro, cioè il vantaggio non è solamente della fondazione, il vantaggio anche dell'università, perché poter utilizzare anche queste attrezzature, alcune sono veramente, ce n'è qualcuna che sono solo di valore europeo, credo che in Europa ce ne siano poche di attrezzature così, quindi poter anche permettere ai nostri studenti di poter interagire, ai nostri laureandi eccetera, è un vantaggio anche per noi, a prescindere poi raggiungere le finalità proprie della fondazione, che ci trova sempre favorevoli e attenti, perché la Calabria ha bisogno molto in questo settore, soprattutto il settore dell'organico, poter mettersi al passo delle altre regioni. Quindi io sono solo contento di questa giornata di oggi, perché tanto si rompe un tabù lungo il tempo, si va lungo questa linea di collaborazione fra gli enti territoriali e la regione. Quindi io non posso altro essere soddisfatto, e vi garantisco che lavoreremo perché questa firma non sia semplicemente una firma sotto un foglio di carta, ma produca effetti a cascata nel vantaggio di tutti. Ovviamente vi porto il saluto del Presidente della Giunta regionale, che per sopraggiunti impegni non è stato possibile essere presente qui perché è dovuto andare a Rimini, e quindi vi saluta, e quindi noi, voglio dire, in questa operazione abbiamo il supporto pieno della Giunta regionale, quindi il rilancio della Terina passa anche attraverso la scommessa della Giunta regionale, che ha creduto in questa struttura e vuole investire in questa struttura. Cioè, noi abbiamo avviato un percorso dove materialmente stiamo cercando, in collaborazione con la Regione, di rilanciare quel progetto di mission, però a fianco a noi c'è sempre la Regione e il Presidente Oliverio, che in questa scommessa crede moltissimo, sostanzialmente. Ha detto stiamo ripartendo, no? Volevo capire, visto che negli anni passati con altre presidenze c'era collaborazione con altre università, tipo quella di Reggio Calabria, voglio capire che cosa è rimasta di quella collaborazione. C'è un comitato scientifico? Perché mi sembra di capire, cambia presidente, cambia la collaborazione con le università e quindi si riparte da zero. Ecco, io vorrei capire a che punto siamo. Noi non ripartiamo da zero, assolutamente. Non abbiamo annullato eventuale collaborazione. Cioè, da quando io sono stato nominato presidente, il primo obiettivo che mi sono posto è quello di interagire con tutte le università, non solo con l'Università di Cosenza. Quindi ci sono canali aperti con la facoltà, con l'Università di Reggio Calabria, ma anche con la facoltà di farmacia di Catanzaro, ma anche con associazioni che lavorano nel campo delle ricerche. Cioè, questo è il primo protocollo d'intesa di una serie di protocolli d'intesa che noi andremo a stipulare da qui a breve. Voglio dire, questo è il primo
con Cosenza, perché evidentemente siamo partiti prima, perché avevamo nel comitato scientifico la dottoressa De Luca che ci ha aperto il canale sostanzialmente con Cosenza, però anche con le altre siamo a buon punto, voglio dire, per protocolli d'intesa specifici, sempre sulla stessa lunghezza d'onda, cioè di mettere a frutto il macchinario e di interagire con personale e con macchinari su progetti per una ricchezza reciproca nostra, loro, e per offrire un servizio alla Calabria e ai cittadini interi. Cioè non è, no, questo è il questo, io qui dentro c'ho un altro, io qui dentro, no, io qui dentro c'ho già un altro protocollo d'intesa da sottoscrivere nei prossimi giorni, voglio dire, però i tempi purtroppo sono quelli che sono, però nei prossimi giorni avremo altri protocolli d'intesa. Con Reggio Calabria stiamo avviando, abbiamo già un discorso aperto per quanto riguarda il fitopatologico in particolar modo, e quindi anche su quello si sta ragionando con Reggio Calabria per vedere di attivare al più presto in modo che possiamo interagire anche col personale sostanzialmente. Abbiamo anche altri progetti che adesso non vi dico qua, se prima non so se vi siete accorti nella mia presidenza, io non sono stato uno che sono arrivato e ho fatto dichiarazioni in pompa magna sulla stampa, sono uno che sono un poco più riservato, preferisco andare all'esterno quando le cose sono compiute, cioè, e quindi vi chiamerò quando la cosa è compiuta, non voglio spendermela prima che ci sia, di dire vittoria l'ho fatta, quindi nel momento in cui avrò l'altro progetto, quindi sarete informati anche di questo, però stiamo lavorando a 360 gradi insieme al comitato scientifico, voglio dire che prima non c'era, l'abbiamo costituito da poco, quindi siamo operativi da 6 mesi più o meno, 7 mesi, e non siamo... Esatto, di che dire Reggio Calabria. Quindi la nostra idea come comitato scientifico, se mi posso permettere, è proprio quello di coinvolgere intanto tutte e tre le università calabresi, perché ci sembra del tutto scontato e conseguenziale, e nello stesso tempo interagire anche con enti già esistenti sul territorio e andare avanti in due direzioni. Da una parte ricerca, e dall'altra però in qualche modo cercare di sostenere questa fondazione anche con propri fondi, e questo si va nella direzione dell'accreditamento e cercare di fornire servizi in qualche modo per le aziende del posto. È una scommessa, ci stiamo muovendo in questa direzione, speriamo, insomma, che... ovviamente non avrei mai accettato che noi fossimo una funzione sostitutiva, anche perché, come mi vado sempre predicando in giro, però non è mai troppo. Noi fra le università c'è un accordo pieno, totale. Anzi, lo dico sempre, noi dovremmo essere l'esempio per altre strutture territoriali che litigino meno e si mettono d'accordo di più. Noi non litighiamo assolutamente. Da qualche anno ci aiutiamo. Un giorno fa un passo indietro Cosenza rispetto agli altri, un giorno fanno gli altri, quindi si va esattamente all'unisono. Quindi non era neanche ipotizzabile il fatto che Cosenza voglia sostituire gli altri, è semplicemente una successione di una partenza nuova in cui Cosenza ha delle competenze che mette a disposizione, gli altri ce l'hanno, noi sappiamo che la facoltà di Arradia stava a Reggio, quindi hanno tutte le competenze. Credo che andremo anche in questo caso perfettamente d'accordo, anche per continuare questo segnale che abbiamo dato da un po' di tempo, che l'unione fa la forza, e tutto quello che stiamo ottenendo anche dalla regione questi ultimi tempi, semplicemente perché noi ci troviamo sempre tutti insieme, andiamo lì come un blocco e troviamo gli interlocutori validi, come in questo caso, quindi è un esempio. Chi non risponde alla parte mi chiama all'altra parte, mi sembra giusto, è ovvio, è ovvio. Calcolate che abbiamo anche rapporti con l'istituto zooprofilattico, che è molto importante.
Abbiamo già l'istituto zooprofilattico, quindi abbiamo già avuto due incontri col professor Roberto, Franco Roberto, quindi anche con lui è avviato un discorso di collaborazione sempre sulla stessa onda, sulle stesse direttrici per le quali noi mettiamo a disposizione in modo che possiamo interagire e approfondire, cioè, su tutte queste cose. Quindi, e siamo aperti anche ad altri, cioè non siamo chiusi per dire, cioè tutto quello che si può fare ben venga affinché si produca e si metta tutto a disposizione della Calabria e non solo. Ovviamente voi sapete, come dire, la situazione della Terina qual è. Voglio dire, noi abbiamo la parte laboratorio, abbiamo la parte anche personale, il resto della parte, quindi diciamo che in questi mesi che io sono stato alla presidenza ho cercato di aggredire tutti e tre i problemi, in particolar modo andando sul laboratorio per accelerare la messa in funzione del laboratorio, ma da quando ci sono io i dipendenti non hanno più problemi di stipendio, cioè, potete chiedere a loro, cioè i primi del mese si pagano lo stipendio. Quindi la cosa importante è quello di mettere a regime anche il personale in modo che abbia la certezza del posto di lavoro ma anche la certezza dello stipendio, affinché non si verifichino più quelle condizioni dove i dipendenti sono rimasti mesi e mesi senza stipendio. E quindi anche su questo di onorare anche questi impegni col personale, e stiamo anche interagendo con gli enti subregionali e non solo, per cercare di trovare anche delle soluzioni sul personale, se ci potesse essere qualche trasferimento, qualche cosa del personale. Quindi su questo non abbiamo tralasciato niente, diciamo, in modo che noi cioè, il nostro obiettivo è quello di liberare le risorse per poter avere più investimenti nel laboratorio. Cioè, dobbiamo liberare risorse di altri settori per poter investire di più nella ricerca. Perché purtroppo i fondi sono quelli, non abbiamo altri fondi che arrivano, quindi come diceva la dottoressa De Luca prima, la nostra scommessa è quella che nel tempo il centro di ricerca possa diventare anche autonomo da questo punto di vista, perché noi ci vogliamo aprire all'esterno, produrre e diventare autosufficienti se possibile. Questa è la nostra scommessa, sappiamo che è una scommessa difficile, però ci siamo dati un obiettivo, questo è l'obiettivo, di essere col tempo autosufficienti e poter produrre. Avete qualche altra domanda? Sì, se nello specifico possiamo avere qualche notizia più proprio sulle modalità di questa collaborazione con l'Università della Calabria. Quanti ricercatori? Non abbiamo quantificato il numero, quindi non abbiamo, cioè io per quanto mi riguarda non ho limiti, voglio dire, più ne arrivano ricercatori e ben venga da questo punto di vista per noi, quindi stiamo lavorando. Per ora abbiamo ipotizzato che almeno un paio di ricercatori collaboreranno attivamente e almeno altri due o tre dottorati di ricerca verranno quasi quanti. Quindi già. Sì, insomma, figure verranno qui praticamente in pianta stabile. Poi vediamo come evolve tutto il discorso. Noi abbiamo un potenziale enorme da questo punto di vista, quindi non abbiamo problemi a mettere in campo forze. Ti ripeto, che poi è un vantaggio anche nostro, perché un dottorando, se viene qui e lavora su macchine particolari, su tematiche interessanti, è a vantaggio del dottorato. Quindi noi siamo aperti, pure che vi ripeto che sono rimasto veramente sorpreso, perché lo sapevo, ma come al solito le cose raccontate è un discorso, quando lo vedi poi di persona, qui c'è un potenziale strumentale che fa spaventare. Credo che pochi posti in Italia siano così attrezzati da un segmento così importante, quindi riuscirlo a metterle in produzione, termine industriale, ma insomma, riuscire a utilizzarli in pieno, secondo me è un vantaggio enorme per l'università. Cioè, la base c'è veramente, ed è concreta, ed è fattiva, con strumentazioni che veramente sono, coprono un range importantissimo. Sta a noi metterci, partendo da questa base reale, non è un'invenzione, creeremo il laboratorio così, quindi poi vuol dire mettere
personale, strumenti, no, qui gli strumenti ci sono, parte del personale c'è, che andrebbe implementato, noi ci mettiamo a collaborare, noi come le altre regioni per le competenze. Io credo che se la volontà della regione di portare avanti questo rinnovamento, chiamiamolo così, è vero, io credo che i risultati usciranno. Se poi, come al solito, fra qualche mese, qualche anno, per qualche motivo strano, sento un po' rosa, questo poi. Però io credo che sia da parte della Fondazione che da parte dell'Università c'è la massima volontà stavolta di partire col piede giusto. Perché, ripeto, perché i piedi già ci sono. Cioè, io ho visto dei laboratori che sono incredibili, cioè delle macchine che ho la fortuna di conoscere, che sono, in qualche caso mi fa anche invidia che all'università non ci siano, ma insomma, però pigliando lo spunto da questo poi, ma poi è un effetto sinergico, quando le strumentazioni sono da una parte, non sono dall'altra, non è? La funzione è questa, voglio dire, di interagire. Questo è il vantaggio poi, a noi, del nostro piccolo, per tornare a un discorso che facevo l'altro giorno, quello di essere un'università campus compatta. Per esempio, i miei laboratori sono di fronte a quelli di chimica, quando qualcosa non ho io, vado a chimica, esatto. E quando chimica qualcosa viene da me. Bisogna solo attraversare il ponte, capite? Cioè, una cosa banale che funziona, e quindi vediamo di farlo.